Porta in Campania è un progetto di educazione alla sostenibilità. Nasce a Marcianise, al centro commerciale Campania, grazie alla collaborazione tra Corio e Slow Food Educazione Campania. È un giardino dove i bambini delle varie scuole medie e scuole elementari campane possono apprendere l'antico mestiere di lavorare la terra e consumare in modo più consapevole e sostenibile. Quest'anno il centro commerciale Campania ha accolto, ha aperto le porte a dei giovani designer italiani dell'Università di Aversa Napoli 2 Architettura per provare un approccio diverso alla co-creazione di materiali didattici che possono facilitare ed aiutare il lavoro degli operatori Slow Food nel passare la propria conoscenza e la propria passione a questi ragazzini, alle loro famiglie e ai passanti che durante tutto l'arco dell'anno vengono qui al centro commerciale Campania. Ed è importante coinvolgere anche le università e gli studenti universitari del corso di Sustainable Product Design della professoressa Carla Langella per spiegare come i percorsi di sostenibilità possano non passare solamente attraverso lo studio e la progettazione di materiali sostenibili, ma anche attraverso le strade dell'educazione e l'intersezione fra il ruolo del designer e progetti educativi. Il progetto ha avuto la durata di circa 2 mesi. La prima fase è stata quella del coordinamento della formazione di un gruppo di designer internazionali. La seconda fase è quella che sta terminando oggi qui al centro commerciale Campania. Adesso siamo nel bel mezzo dei 5 giorni di workshop con gli studenti di design dell'Università di Aversa e stiamo prototipando, visualizzando e rendendo tangibili le nostre idee. Siamo qua per una settimana lavorando al centro commerciale Campania, facendo un'esperienza innovativa tra i studenti, il gruppo Slow Food, i visitatori del centro commerciale e i bambini che utilizzano l'orto come metodo pedagogico. È un'esperienza dove il percorso è a volte più importante che il risultato. Si lavora con e non si lavora per le persone. L'obiettivo è fare la coprogettazione, la coproduzione e tutti assieme imparare delle cose nuove per arrivare ad avere innovazioni, delle cose che vanno altrove da quello che pensiamo noi. Sarà una novità per delle ragazze in università perché devono fare tutto questo in solo 5 giorni e per quello è una maratona. È molto divertente di farlo, molto stancante e alla fine della settimana avremo dei risultati che secondo me possono fare l'orto andare altrove. Però lo fate apposta! Siamo qua durante una settimana. Sono grata a Corio, sono grata ai coordinatori, bravissimi facilitatori. Sono molto contenta anche del fatto che i ragazzi, i giovani, abbiano avuto la possibilità di imparare da giovani che sono riusciti ad arrivare a livelli elevati in poco tempo. Quindi c'è questo termine di fast che in realtà in questo caso non contrasta con slow, ma si integra perfettamente. Loro sono in realtà dei germogli, dei nostri comuni germogli che andranno poi a germinare un po' non solo nel nostro territorio, ma spero, come è successo anche ai loro maestri di questi giorni, anche in giro per l'Europa e per il mondo. Grazie. Questo tipo di progetti secondo me al 50% servono per realizzare idee o oggetti o cose o progetti di vario tipo e l'altro 50% servono secondo me a far capire come si può lavorare e sono contento che voi adesso siete più coscienti del fatto che ci sono altri modi di lavorare e non che l'università questa cosa non esista, non che in alcuni ambienti di lavoro questa cosa non esista, però molto spesso il processo non è curato. Cioè le persone insieme sviluppano delle dinamiche di un certo tipo che vanno in qualche modo governate e magari senza neanche far vedere che sono governate, magari far sembrare che siano spontanee. Quello che è successo in questi giorni è che i nostri 4 facilitatori sono riusciti a mettere in questo gruppo e che magari voi non ve ne siete neanche accorti è quella cosa imponderabile, non so neanche spiegarla, che però fa essere tutti felici e soddisfatti alla fine di questa esperienza.